gioiello di architettura medievale, un maniero che sorge fiero a difesa della città. Siamo a Brindisi e stiamo per scoprire tutti i segreti del Castello Svevo. Ci accompagna in questo affascinante viaggio il sottocapo di seconda classe della Marina Militare, Andrea Pellegrino. Il Castello Svevo di Brindisi è il più importante e antico della città. È stato voluto all'epoca della Sesta Crociata come residenza fortificata di Federico II. Per la sua costruzione, iniziata nel 1227, vennero impiegati molti materiali provenienti dalle antiche mura e da altri monumenti in rovina. Di forma trapezoidale, il castello aveva altissime torri angolari che rispondevano ai criteri difensivi dell'epoca, offrendo la possibilità di lanciare sul nemico pietre, liquidi bollenti, frecce e rendendo in tal modo più difficile l'assedio. Sul lato a ovest, tra le due torri cilindriche, fu realizzato il mastio, dove al piano terra era l'ingresso alla rocca. Potenziato da Carlo I d'Angio, che nell'ambito della sua politica espansionistica in Oriente costruì a Brindisi un grandioso arsenale sull'attuale sito della stazione marittima, il Castello Grande fu molto ampliato e fortificato da Ferdinando I, re di Napoli. Nel 1488 gli aragonesi modificarono il castello. Con l'avvento delle armi da fuoco ci fu necessità di cambiare le difese. Il fossato fu ricoperto da volte a stella e furono creati dei nuovi locali, quindi qua sotto è vuoto. Ci sono dei corridoi tutto lungo il fossato che c'era prima. Durante gli assedi la popolazione poteva rifugiarsi dentro questi locali. Nello scavare il nuovo fossato furono trovate fonti d'acqua potabile e abbondante, in grado di dissetare a lungo gli abitanti del castello in caso di assedio. Nel 1814 Gioacchino Murat destinò il castello a bagno penale. Adesso scendiamo nei sotterranei dove erano collocate le regioni della prima costruzione del castello, quindi di Federico II. E poi, dopo l'ampliamento, furono create delle nuove prigioni. Qui alloggiavano i galeotti impegnati nello scavo del porto. Nel 1879 nelle prigioni erano detenuti oltre 800 forzati. Successivamente, nel 1909, fu appunto la Marina Militare ad acquisirne il possesso e quindi ad utilizzare la struttura. E infatti la Marina Militare adibì il castello prima come comando della stazione torpediniere e poi come comando dei sommergibili, divenendo nel 1916 il più importante riferimento della flottiglia MAS. Nel secondo conflitto mondiale, dal settembre del 1943 al febbraio del 1944, il castello fu residenza del re Vittorio Emanuele III, della regina Elena e del maresciallo Badoglio, che in fuga da Roma sbarcarono nel porto perché sicuri dell'assenza di truppe tedesche. Qui si svolse l'attività amministrativa del governo, le funzioni di comando durante tutto il periodo in cui Brindisi è stata capitale d'Italia. Oggi il Castello Svevo è la sede del comando di divisione della Marina Militare. La Forza Armata ne cura la manutenzione e la conservazione. Grazie ad un'efficace azione di valorizzazione, il Castello Svevo registra ogni anno un notevole numero di visitatori e per chi vuole conoscere a fondo la storia della città di Brindisi è una delle tappe imperdibili. Un tuffo nel passato, un percorso artistico e culturale che attraversa le atmosfere di un tempo antico, sempre ricco di fascino e mistero. Thank you.